In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su La mia Parallelo esperienza 42 e in su radio, RTV. che è andata avanti fino alla fine degli anni 90, mi ha dimostrato che si può benissimo conciliare la qualità del messaggio con la quantità dell'ascolto. Quando io ho finito la storia del 3131, perché il 3131 storico finisce nel 95 con la mia conduzione, noi avevamo 800.000 ascoltatori al giorno alle 10:30 su Radio 2, quindi avevamo una marea di pubblico che non si è mai più realizzato nella radiofonia italiana, specialmente Rai. Quindi io lo dicevo ai miei direttori: guardate che non è vero che bisogna sempre abbassare il livello Il popolo qualitativo. di avere più L'italiano è pubblico. perfettamente in grado di ascoltare programmi di qualità, anzi ne ha fame. Ma una ideologia sostanzialmente nichilistica, commerciale e volgare, determinata da ceti dirigenti sempre più, direi, bassi, sta portando a questa deriva che, direi, non è certo Assolutamente interessante quello entusiasmante. che dice, ideologia nichilista. Si vede proprio, si sente a pelle, e poi l'inizio intento pedagogico, che di per sé non è bellissimo, però sicuramente in termini poi di impatto sulla società è importante. Senta, Ma due vedi, parole. vedi Maria Antonietta, quello che dobbiamo capire è che qualunque cosa tu progetti e programmi è pedagogico. Il problema è di quale pedagogia, perché anche uno spot pubblicitario è pedagogico. Cioè, loro credono così di non essere pedagogici perché il concetto di pedagogico può sembrare, come dire, paternalistico, ma nascondono la realtà dei fatti, cioè che tu comunque insegni. Tu comunque insegni qualche cosa, il problema è che cosa insegni. La pubblicità ci insegna a essere dei tubi digerenti che debbono consumare quanto più possibile per favorire il profitto di multinazionali sempre più oligarchiche e ristrette. Quindi c'è una pedagogia molto precisa, solo Diciamo, ho che dal lavorato mio punto di soprattutto vista in che qualche cosa che adesso si chiama archeologia galattica, perché rende bene, che è l'evoluzione cosiddetta chimica delle galassie, e spiega come tutti gli elementi chimici che fanno parte anche del nostro corpo, il ferro del sangue, il calcio delle ossa, l'ossigeno che respiriamo, eccetera, come si sono formati. Perché? Perché durante il Big Bang si sono formati solo l'idrogeno e l'elio praticamente. Poi l'espansione dell'universo era così rapida che le temperature e le densità non erano sufficienti per innescare le reazioni nucleari di fusione per costruire gli elementi più pesanti. Quindi tutti gli elementi, dal carbonio all'uranio e oltre, li hanno fatti le mamma mia, stelle. che meraviglia, guardi, che meraviglia, cioè, mi sono sentita piccola, piccola a guardare questo universo. Ecco, Ci vede, vorresti mentre dire tutto qui l'ascoltavo piuttosto pensavo, che in armi per poi dover fare le guerre, cioè, sarebbe Sarebbe interessante, molto meglio. no? Il problema è che la scienza aiuta moltissimo la tecnologia, ovviamente, e la tecnologia può essere usata in modo Le buono, stelle, ma in come ho modo anche detto, cattivo. E io. questo è il mio campo, trasformano elementi leggeri in elementi più pesanti nel loro interno attraverso una serie di reazioni chiamate di fusione nucleare. Durante la fusione viene emessa una quantità mostruosa di energia e è un'energia piuttosto pulita rispetto alla fissione, perché non ha scorie, solo che è difficilissima da riprodurre. E nei laboratori terrestri ci stanno provando, ci avevano già provato anni fa, devono riprodurre le situazioni, pensi che sta dentro una stella, un plasma, cioè una materia ionizzata con campi magnetici ed elettrici fortissimi, è difficilissimo far avvenire questo, ma ci riusciremo sicuramente prima o poi. E per fare un esempio, se avessimo questa fonte di energia, useremmo l'acqua, perché l'idrogeno, e pensi che con mezzo bicchiere d'acqua, se avessimo un motore a fusione nucleare, con mezzo bicchiere riusciremmo ad andare su Marte, E potrebbe mezzo ritorno. bicchiere d'acqua fa andare avanti tutta la città di New York per un giorno. Voglio dire, queste sono cose veramente utili se l'avessimo, però allo stesso tempo si può fare la bomba all'idrogeno, e così come è stato con la fissione, per cui
C'è sempre il rovescio della medaglia in questo, purtroppo. E siccome ha detto lei, ci impegnassimo a mettere i soldi sulle ricerche senza dover costruire armi, che sarebbe veramente un mondo ideale. E invece questo è proprio. Nel processare questi dati con l'intelligenza artificiale possiamo arrivare a condizionare l'essere umano senza che nemmeno se ne accorga. No? C'è il famoso libro di Shoshana Zuboff sul capitalismo della sorveglianza che ci ha fatto capire in modo molto scientifico e quindi molto fondato come stiano operando le grandi piattaforme di Google, di Amazon, di In un Microsoft precedente e da incontro Luigi tempo. Zingales, economista autorevolissimo, diceva che bisogna lavorare sulla economia della conoscenza. È l'unico modo perché limitare la ricerca sarebbe, come dire, autoimploso, no? Perché poi ci sono ricerche fantastiche come quella di Matteucci che permettono di capire. Invece aumentare la conoscenza di chi poi sceglie forse sarebbe la strada. Però vabbè, qui il discorso è immenso. Poi io ho passato 10 anni in Germania, la ricerca è molto più considerata che non in Italia, la ricerca e la formazione, e quindi hanno molte possibilità per i giovani che noi non abbiamo. Noi non siamo un paese che attira gente da fuori, questo è un problema. Invece abbiamo il problema della fuga dei cervelli. Molti, i nostri ragazzi sono preparatissimi, anche meglio degli altri paesi europei, se me lo consente, e vengono immediatamente presi dappertutto, in Germania, soprattutto nei dottorati, in Inghilterra, in Francia, e anche in America e in altri paesi. E noi purtroppo, proprio perché non si è investito a sufficienza su questo, non abbiamo appetibilità per chi è fuori, perché e chi vuole che venga qua a fare il dottorato e prendere 1.000 euro al mese, che è lo stipendio di un parcheggiatore abusivo, cioè è chiaro che. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.